nascosto, ma se una cosa l'ho capita è che non si arriva qui per caso. Un motivo, dici tu. Salijah è per l'appunto l'acronimo usato anche da Boccaccio nel Medioevo, quindi viene da lontano, che rappresenta le iniziali dei sette vizi: superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia e accidia. Al Salijah, il Salone dei Giochi è il titolo del nuovo spettacolo della compagnia teatrale archeosofica andato in scena nel Salone del Centro di Aggregazione Tortaia. Parla della trasmutazione dei sette vizi capitali in altrettante virtù. È uno spettacolo anche divertente, leggero, dove i protagonisti sono sette personaggi, ognuno di loro nella vita ha avuto a che fare con uno dei sette vizi capitali e praticamente viene inviato un giornalista a fare delle interviste col suo cameraman perché l'emittente locale ha saputo dell'apertura di questo strano spazio. Nel testo ci sono tanti omaggi, tanti camei per raccontare come l'uomo e la donna, anche contemporanei, possono nella loro vita cambiare e trasformare quelli che erano dei difetti, chiamiamoli vizi, in virtù. Io proprio in quei tre giorni ho deciso di invertire la vita, di cambiare completamente la mia vita. E con i soldi che aveva già guadagnato ha deciso di aprire questo salone. Gli spettatori hanno così potuto giocare con i protagonisti e partecipare al racconto delle loro storie. C'è un abbinamento fra il vizio trasformato e il gioco di cui loro sono esperti e che si divertiranno a insegnare all'interno del salone. Per me il colpevole è Peter Plum, il professorino, e l'ha uccisa con la chiave inglese nella sella di casa. Vieni, gli avrà detto, vieni che ti mostro l'ultima delle mie creature, una rosa gialla del Caucaso, si chiama Fetida.